ha sempre vissuto la sua maternità nella fede, attenta ai segni del Signore. Nel nome Gesù, dato al bambino nel momento della circoncisione, è già racchiusa la sua missione di salvezza per tutti. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette da loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Tante sono le verità contenute nei brani che avete ascoltato, che davvero sarà difficile contenere il commento dentro a pochi minuti. Abbiamo celebrato la festa del Figlio, la festa di Natale. Nasce il Figlio di Dio, ma nasce come uomo sulla terra. E allora nasce, dice San Paolo ai cristiani della Galazia, da donna, sotto la legge, perché siamo ancora con l'antica alleanza fatta da Dio col suo popolo. Ora dobbiamo far festa della madre. Chi è la madre di questo Verbo incarnato? È Maria di Nazaret, è la donna unica preservata dal peccato originale. Poteva Gesù passare per il seno di una madre dove ci fosse stato il peccato? Signore, non vada a abitare mai nella stalla del diavolo. E allora ecco, ha plasmato Dio come il corpo innocente e perfetto per il Verbo, così il cuore, l'anima di Maria, che deve essere, voi direste, all'altezza, sì, di questa maternità divina. Giustamente, noi nasciamo come, quando, dove e da chi il Signore vuole. Gesù nasce invece dove, come, quando Egli stesso vuole. Così i santi padri, soprattutto i dottori mariani, cioè quelli che spendono tutta la loro sapienza teologica a studiare questa creatura straordinaria di Maria, dicono che più si va a fondo nel cercare, nel trovare le ragioni per proclamare la grandezza della Madre di Dio, e più ne vengono fuori. De Maria nunquam satis. Non mi dite che ho finito, che ho detto tutto. Non sarà possibile. Quasi come quando parliamo di Dio. I musulmani danno 100 titoli ad Allah,
Noi diamo titoli senza numero e non c'è bisogno di stare a ripeterli su una corona. Li dobbiamo portare nel cuore, questi titoli. Allora, come i titoli che riguardano il Figlio di Dio, così i titoli che riguardano la Madre di Dio. Perciò la Chiesa ci fa celebrare giustamente la festa, ci fa pensare, meditare, parlare di questo dono immenso che Dio ha fatto all'umanità. Una donna immacolata, preparata ad essere la madre del Verbo incarnato, del Salvatore del mondo. Vedete, io ho la sensazione che quando parliamo di queste cose vestiamo pannicelli, poveri poveri, perché ci fermiamo qua, poche riflessioni. Ma pensate cosa deve essere in paradiso, dove gli angeli e i santi vedono, come vedono Gesù, la sua gloria, vedono il Padre e lo Spirito Santo, così vedono la Madre di Dio, vedono la sua grandezza. Perciò Maria è chiamata la regina del cielo e della terra. Tutta la santità che c'è dal cielo alla terra, all'ultimo santo della terra, all'ultimo battezzato della terra, passa sotto questa maternità. Dio l'ha programmata nella grazia e nell'amore. Attenzione a questo punto. Ma il peccato dell'uomo l'ha vestito di dolore. Maria ha abbonderito e l'ha addolorata, perché non poteva non patire stando davanti al figlio che pativa e moriva sulla croce. Allora, questa maternità comunque resta: o il figlio è buono o il figlio è cattivo, o il figlio prega, per figlio intendo ognuno di noi, o il figlio bestemmia. La madre è sempre lì, può sorridere e può anche piangere. Fanciulli di Fatima sono stati bravi a raccontare, mi riferisco soprattutto a Lucia, l'undicenne, quindi più grande, che quando la Madonna pronunciò alcune parole aveva il volto triste e le lacrime agli occhi. Allora anche Francesco, che vide questa scena, rimase talmente impressionato che per tutto il resto dei suoi pochi anni di vita non faceva altro che pregare Gesù per consolare Maria. Quante volte noi manchiamo, come posso dire, di capacità di cogliere le grazie di questo fiore. Andiamo di qua di là. San Bernardo dice: ma tu chi vuoi, il figlio? Ebbene, dillo alla madre, prega la Madonna e avrai il figlio con tutte le grazie. San Francesco voleva ottenere il perdono dei peccati per tutti quelli che fossero andati nella chiesa della Porziuncola, Santa Maria degli Angeli, a pregare. Chiunque arriva qui, pentito e confessato, ottenga l'indulgenza plenaria, cioè il perdono totale, una pulizia perfetta dell'anima, dove non ci resta neanche il più piccolo peccato veniale. E questo discorso vale perché in paradiso non entra nessuna imperfezione. O qua lo cancelliamo col pentimento, la preghiera e, se necessario, anche la penitenza, oppure andremo da qualche altra parte a scontarli, a lavarli, ma non conviene. Ci dicono i santi che
Le fiamme del purgatorio sono uguali a quelle dell'inferno. L'unica differenza è che là è temporale, poco, poi finisce. Quindi la perfezione. E torniamo sempre a dire quanto Dio esige la perfezione da ogni anima. Ma prima ancora che venga a dircelo il Vangelo, lo comprendiamo da noi. Quando diciamo Ave Maria piena di grazia, già cadiamo in ginocchio, perché non siamo pieni di grazia noi. Andiamo da lei. La Chiesa dà mille titoli alla Madonna, tra i tanti anche questo, Madonna delle grazie. Però lì la gente intende dire io vengo e tu mi accontenti. Non è questa la bellezza grande della Madonna, è che lei è la grazia e ottiene la grazia. A che serve? Sì, se dovesse, avevo il braccio anchilosato, adesso è guarito. Sì, ma poi andrai lo stesso nella tomba. Altro è quello di cui tu hai bisogno. È la guarigione dai pensieri sbagliati, dai desideri indegni, dai difetti, dalle abitudini, dal modo egoistico, pigro, indifferente, così tiepido, quello devi liberare, devi togliere tutta sta zavorra. Allora la Madonna te ne dà di grazia, la grazia oltre alle grazie. E poi la Madonna nella seconda parte dell'Ave Maria, come la chiamiamo? Santa Maria. Lo dite così? Avete paura? No, non avete paura? Allora ditelo forte. Santa Maria, Madre di Dio. È la Chiesa che ci autorizza a invocare così la Madonna. E uno potrebbe dire, guarda là quello, fino adesso ha rubato, ha imbrogliato, Ora si presenta alla Madre di Dio e dice Santa Maria, Madre di Dio. E la Madonna che deve fare? Deve dire, esci fuori? Beh, sei stato già fuori, mo basta, vieni dentro. Entra nella grazia, nella pace del Signore. E la Madonna è questa pastora che governa nella misericordia il popolo di Dio. E qui entra un punto luminoso speciale per l'anno di misericordia indetto da Papa Francesco. Se volete grazia, lo dice anche Dante, il poeta cristiano, volete grazia da Dio, ma non passate da Maria, è fiato sprecato. Perché? Perché non siete degni. E il Signore dice, Gesù nel Vangelo, a un certo punto, che qualcuno si presenta su e dice, eccomi, sono arrivato, io ho fatto, ho profetato, dice, e Dio gli chiede, ma chi riconosci? Da dove vieni tu? Cioè, tu con me non hai avuto niente a che fare. Quanto mi hai pregato? Quanto mi hai amato? Quanto mi hai obbedito? Dove sta? Allora, la Madonna, Madre di Dio, vuole essere Madre dei Santi, Madre della grazia che in noi. Una volta un santo stava pregando, supplicando alla Madonna per la conversione dei peccatori, e diceva, Madre di misericordia, salvali, Madre di misericordia, salva questi figli. Padre Pio ha speso tutte le sue lacrime con queste preghiere sulle labbra. La notte, Gesù, Maria, pietà, Gesù, Maria, pietà. Allora la Madonna, sapete cosa ha detto a questo santo, con tutta la tenerezza e l'amore di madre? È vero, io sono la Madre della misericordia, Dio mi ha fatto Madre di misericordia, ma voi mi avete fatto Madre di miseria.
C'è una bella differenza tra la misericordia e la miseria, no? Misericordia è segno di perdono e quindi di amore, di abbraccio di Dio a noi, alle nostre anime. La miseria vuol dire che Dio non ci sta, perché la ricchezza più grande, l'unica vera, è Lui, è la grazia sua, quella che ci dà per entrare in paradiso. Perciò il battesimo imprime nell'anima il sigillo, cioè un timbro che non si cancellerà mai. Il cristiano che va all'inferno, anche lì viene visto come uno che ha calpestato il bene che aveva ricevuto. Era diventato figlio, adesso è nemico. Maria, Madre di Dio, preghiamola con l'amore dei santi, anche con l'umiltà dei peccatori che si convertono. Non vi stancate mai di confidare, oltre che di affidare alla Madonna, ogni vostro desiderio. Tutti, ma non pensate, mentre state a dire Santa Maria, Madre di Dio, no, prega per noi, prega per me, ma io chi sto a dire? Io sono, sì, è giusto, è vero, ma io non merito. E quindi cosa chiedi se io non merito? E proprio perché non merito devo incominciare a meritare e chiederlo alla Madonna. Se toglie il peccato da te e ci mette la grazia, cominci a meritare. Se non hai pregato prima, adesso preghi, cominci a meritare. Chiediamolo alla Madonna, proprio con l'umiltà, la tenerezza di figlio. Impariamo da Gesù bambino la lezione. Si presenta davanti a Dio, suo padre, tutta la forma di bambine. E come fa il padre a dire di no al bambino suo figlio? Diventiamo umili, umili davanti al Signore e osserviamo la legge del Signore. Quando a Cana di Galilea la Madonna ha chiesto il miracolo a Gesù, ha detto ai servi, fate quello che vi dice Lui. Se riusciamo a far questo abbiamo guadagnato tanto. Mi viene un'immagine di una mamma che tutto il giorno sta col bambino, tutto il giorno. Deve rientrare il papà che sta fuori a lavorare, a sudare, a faticare e a soffrire la mancanza di affetto, mancanza del bacio, dell'abbraccio del suo bambino, della sua donna. Quando sta per rientrare, la mamma dice al bambino, ecco, sta per venire papà. Allora il bambino di corsa va, gioisce, grida, e vuole essere abbracciato e abbraccia. Maria ci procuri e ci aiuti. E questa grazia non ci mancherà. Un giorno chiesi a Padre Pio di scrivermi un pensiero. Padre Pio quel giorno non potette. Passarono mesi, io non ci pensavo più, e lui invece si fece portare un'immaginetta della Madonna col bambino Gesù e dietro ci scrisse Maria ti guidi col suo materno sorriso. Questo è il testamento che mi ha lasciato e io lo consegno anche a voi. Maria vi guidi col suo materno sorriso. Credo in un solo Dio. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Sei madre di Dio. Sei madre di Dio, sei santa, Maria, sei piena di grazia. La mano di Dio ti ha esaltata fra tutte le donne, t'ha presa dal mondo, t'ha resa del cielo immagine pura. Nel cuore di Dio si specchia il candore che abita in te. Ti addita il Signore ai santi del cielo, agli angeli suoi. Già cantano lodi ed esaltano te, splendore di Dio. L'arcangelo ascolta il grande messaggio che deve annunziarti. L'inferno è confuso, non riesce a capire che donna sei tu.
sei tanto nascosta che sembri sperduta, o jolly di Dio. È questo lo stile dell'Onnipotente che esalta gli umili. E mentre tu dici di essere serva, t'ha fatta regina. Con l'anima candida, col vergine corpo, diventi sua madre.